Stanotte non leggi? Samuel viene qui. E cuce. Le guardie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come possono accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo? Senza offesa, eh? Teniamo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarei stufo di sentir parlare. Oh, no. La storia di Henry Avery e dei suoi 400 milioni in oro e gioielli è la mia nuova Nina Nana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sácame de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿sei pronto per il tuo destino? Sí. Vámonos. Porca puttana. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. Ho iniziato a progettare tutto. Quando ho messo piede in questo posto. Samuel, datti una mossa. Dobbiamo fare in fretta. Porca miseria. Pedazzo di merda. Della puerta. Nunca saldrà qui. Silenzio. Cazzo. Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Tieni, ti servirà. Tu ti ricordi come si usa? Mi tornerà in mente. Abran todas las puertas. Hector, se lo fai, scoppierà una cazzo di rivolta. Esatto. Paganlo. ¡Mátenlos a todos!
andiamo. Piano, sta funzionando, vedi? Lo vedo. E adesso? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, nasconditi dietro qualcosa. Cosa? Perché? Fallo e basta. Stai bene? Sì. Sì, sto bene. Estamos bien. La sta vivendo per il cammino. Gringo está conmigo. Manténgalo vivo. Vieni duro!
Agua. Tieni, Samuel, bevi. Oh, no, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Forza, bevi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormire in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Cercherò mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dov'è? Sì, certo, ok, ma senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma lo ho degli ottimi indizi. Ok, ascolta. Aspetta un attimo. Ehi, fermo! Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sei qui. Posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cuscino. Vedi, il problema è che si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? 6 mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi è impossibile. 3 mesi. Metà del tesoro. Puoi farcela? Dillo. 3 mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro, o se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina è a 10 chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato, che faccio? Tranquillo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Quindi Alcazar mi ha tirato fuori e... ed eccoci qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di Sandisma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di Sandisma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh, merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... molto probabilmente sarà dentro questa. Mm-hmm. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo
Magnifico articolo. Sarà messo all'asta tra 3 giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare 2 volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. Oh, no. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... chiunque, Charlie Cutter? No. Lui è il numero uno per questi lavori. Assolutamente no, non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Ciao, tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia.